Buongiorno amici, buongiorno a tutti. Stamattina voglio fare un pane con una farina che si chiama Abbondanza. È una farina di un grano antico, di un'azienda che ho trovato in un mercatino agricolo, un'azienda di Capena. Quindi è una farina di, diciamo, tipo 1, il grano macinato per intero, quindi ricchissima di elementi essenziali per il nostro organismo. Non l'ho mai provata, ora ci farò un filone, ma farò un impasto a mano. Vediamo come fare questa ricetta, questa videoricetta. Seguitemi, ciao. Allora, ecco qua, questa è la farina Abbondanza, vedete l'ho comprata così sciolta, non confezionata perché avevano dei pacchi grandissimi, vedete, molto, molto grezza, diciamo. E questa è la mia pasta madre che ho rinfrescato ieri sera, sul tardi, ora fa freddo e possiamo permetterci di tenerla anche più di 4 ore, vedete, è bella pronta. Ho tenuto il pezzettino questo che mi serve per panificare e il resto ho rimesso il barattolo dopo averlo rinfrescato naturalmente in frigo. Mi sciolgo il lievito con una parte dell'acqua. Ecco qua. Lo metto dentro una ciotola dove andrò ad impastare. Quindi impasto a mano. Sciolgo per benino lo schiumo, vedete? Poi aggiungo la farina, la metto in 2 volte, farina e acqua, in questo modo. Voi direte perché senza impastatrice? Beh, a parte che non tutte le amiche hanno l'impastatrice. E poi non è così necessaria, eh. Certo, si fa meno fatica, ma il pane si fa tranquillamente anche a mano. Quindi, dopo aver messo tutta la farina, l'acqua che rimane, ne metto un po' per volta. Ora pulisco bene il cucchiaio. Chi impasta come me sa che quando rimangono quei pezzettini si seccano, è antipatico toglierli, quindi cerco sempre di pulire bene il tutto. Allora, l'acqua ne ho messa 400 grammi su 600, mi regolo perché non conoscendo questa farina non so quanta acqua tira, come tiene, quindi ce l'ho messa tutta e quindi è leggermente inferiore al 70%. Metto anche il sale e continuo ad impastare così con il pugno dentro la ciotola per parecchio, fino a che non vedo l'impasto che comincia ad incordare, diciamo, e il glutine comincia a svilupparsi bene. Ok, intanto che impasto, vi chiedo gentilmente di non chiedermi l'amicizia sul profilo privato, che non è Erika Trombetta, ma Enrica, perché non posso dare, come ben capite, io ho più di 11.000 iscritti, credo quasi 12.000. Se mi chiedete tutti l'amicizia, il mio profilo è privato, non posso assolutamente darla. Però sotto YouTube, sotto i video potete commentare, farmi domande e mi potete seguire anche su Instagram. Bene, come avete visto, quando l'impasto non appiccica più alla ciotola, eccolo qua, lo verso sul piano di lavoro. Lo lascio riposare 15 minuti, un pochino, lasciamolo così.
poi lo riprendiamo, ci metto appena una spolveratina di farina e comincio ad impastare in questo modo. Ecco qua, impasto per benino, fino a che non incorda. Già sto vedendo che è un bell'impasto, si presenta molto bene, il glutine si è già sviluppato, è bello elastico. Scusate, il mio piano si smuove e qui mettiamo a prova i nostri muscoli. Fa anche bene fare questo esercizio, eh? D'altra parte le nostre mamme, le nostre nonne, il pane lo facevano così, eh? Io mi ricordo mia nonna vagamente che ero piccolina, che aveva questa madia, queste cose in legno, dove metteva la sera il pane e poi la mattina infornava, ma lo faceva credo solo a fine settimana, poi si teneva il pane per tutta la settimana, che era buonissimo, prendeva una farina qui ad Artena. Vedete, guardate com'è bello, guardate. Sì, mi piace questa farina, sì, molto bello. Quindi dicevo, il pane si può fare tranquillamente anche a mano, eh? Ok. Bene, l'impasto è pronto per la prima lievitazione. Metto un filo d'olio nella ciotola, la stessa ciotola che ho usato per l'impasto, però l'ho pulita, ce l'ho adagio dentro. Ora copro, non faccio pieghe, vedete, perché le abbiamo già fatte sul piano di lavoro. Copro con pellicola e aspetto che aumenti di volume, non dico che raddoppi, però insomma debbono passare all'incirca 5 ore perché fa freddo, quindi 5 ore ci vogliono. A dopo. Ecco qua l'impasto. Dopo 5 ore, non è cresciuto tanto in altezza perché la ciotola è larga, però va bene, sotto è ben alveolato, ho visto. Ed ora lo verso di nuovo sul piano di lavoro che ho infarinato e procedo a fare dei giri di pieghe come al solito. Bene, mi allargo l'impasto. Bello, molto elastico. Scusate che sistemo. Come sapete, i miei video li faccio io con il mio smartphone, non ho cameraman che mi aiutano, mio marito si rifiuta proprio, poi non lo sa fare tra l'altro, quindi faccio tutto sola e qualche imperfezione c'è sempre. Ecco qua, fatto il primo giro, vedete, molto bello, ci sono anche le bolle, non pensavo che mi dava questi risultati questa farina, eh. Fatto il primo giro, copro con la ciotola, aspetto 30 minuti circa e vado con il secondo giro. Qui ho velocizzato un pochino il video, ho aumentato la velocità per non annoiarvi. Bene, passato il tempo, procedo per la formatura. Mi aiuto sempre con un po' di semola. Se volete potete fare anche 3 giri, eh. Io mi fermo a 2 perché vedo che l'impasto è bello, bello pronto, pronto per la formatura. Allargo. Piego così in questo modo, spingo leggermente, questo è solo un modo naturalmente per formare un filone, eh? Voi potete fare come volete, premo ancora così, piano.
Questo perché serve, bisogna attaccare bene per non far venire i buchi che non c'entrano niente con gli alveoli normali, quindi bisogna, quando si piega, si fanno queste pieghe, bisogna spingere sempre un pochino. Ok. Piego ancora e chiudo. Ok, lo pillo, lo arrotolo così e lo allungo, cerco di allungarlo un pochino a misura del mio cestino, che è lungo 35 centimetri questo, poi ne ho un altro più piccolo, ma vorrei prenderne un altro ancora più lungo per fare quei bei filoni lunghi. Così posso usare più una dose di farina. Ok, metto sempre la semola perché altrimenti poi si attacca, visto che questa farina ho visto che rimane molto, molto morbida. Quindi metto parecchia semola sotto e sopra. Bene, il mio filone è pronto per la seconda lievitazione. Ora lo copro e lo lascio, prevedo di infornare questa sera in serata, ci vorranno altre 3-4 ore, credo. Io lo metto, siccome fa molto freddo, nel forno con la lucina accesa che gli dà un po' di tepore. Bene, eccolo qua, come vedete è aumentato di volume e io direi che è pronto da infornare. Forno come al solito a 250 con pentolino. Ho messo una teglia dentro il forno a scaldare e qui vedete metto su carta forno in modo che poi faccio scivolare sulla teglia calda. E è molto morbido, non so se riesco a fare tagli belli precisi, vediamo perché. Quindi l'idratazione, anche se non era alta, il pane, avete visto, è rimasto morbido, cioè l'impasto, scusate, è rimasto morbido. Quindi non prende tanta acqua questo tipo di farina, eh. Non avrei potuto fare un'idratazione ancora più alta assolutamente, anche un pochino meno dovevo fare, quindi non prendete alla lettera l'idratazione che metto se usate altri tipi di farina. Ok, in forno, eccolo qua, vedete dopo 20 minuti si è già gonfiato, ho lasciato il pentolino e spruzzato anche un po' d'acqua dentro per creare vapore e il mio forno è vecchio. Ho abbassato a 220 dopo una ventina di minuti e poi alla fine 200, ci sono voluti 45 minuti e poi ho lasciato 10 minuti a spiffero. A 180. Lo metto in piedi per far uscire bene il vapore, per farlo asciugare. Ed eccolo qua, direi che è molto bello, almeno l'aspetto, anche se il taglio non si è aperto molto, vedete, però va bene così. Aspetto un'ora, un'ora e mezza per tagliare e vado. Beh, io direi che è bello, no? Che ne dite? È profumatissimo poi, eh? Si sente proprio un profumo di pane buono. Bene, amici, io vi ringrazio della visione, vi invito a condividere i miei video, a lasciare un like e a cliccare sulla campanella, altrimenti, non siete aggiornati sui nuovi video. Un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!